Secondo viaggio. Io avevo deciso, dopo il mio primo viaggio, di passare tranquillamente il resto dei miei giorni a Baghdad, come ebbi occasione di dirvi ieri. Ma dopo qualche tempo, cominciai ad annoiarmi di una vita oziosa, e fui preso di nuovo dal desiderio di navigare e commerciare. Comprai le mercanzie opportune per il traffico che mi ero prefisso e partii una seconda volta con altri mercanti di cui era nota la probità ci imbarcammo su un buon naviglio e dopo esserci raccomandati a dio sciogliamo le vele andando di isola in isola facciamo scambi vantaggiosissimi essendo un giorno sceso con alcuni compagni in un isolotto mentre gli altri si divertivano a cogliere fiori e frutta io presi le mie provviste e mi sedetti vicino a un ruscello, all'ombra di un albero. Feci un buonissimo pasto, poi, preso dal sonno, mi addormentai, ma al mio risveglio non vidi più il bastimento all'ancora. Fui molto stupito, disse Sindivad, di non vedere più la nave ancorata. Mi alzai, guardai dappertutto, e non scorsi un solo mercante, di quelli che erano scesi nell'isola con me. Lascio immaginare a voi le riflessioni che feci. Credeti di morire di dolore, mandai grida spaventevoli. Mi battei la testa e mi gettai per terra, restando per molto tempo immerso in una mortale confusione di pensieri, l'uno più tetro dell'altro rimproverandomi cento volte di non essermi accontentato del mio primo viaggio se non che i miei lamenti erano inutili e il mio pentimento fuori di proposito finalmente mi rassegnai al volere di Dio e senza sapere quel che sarebbe avvenuto di me salì su un grande albero da dove osservai tutto intorno per vedere di scoprire qualcosa che potesse darmi una speranza di salvezza Volgendo gli occhi sul mare non scorsi che acqua e cielo, ma avendo osservato dalla parte di terra qualche cosa di bianco, scesi dall'albero e coi viveri rimasti mi diressi da quella parte i miei passi. Quando fui a una certa distanza osservai che quella cosa bianca era un globo di un'altezza e di una grossezza prodigiose. Avvicinatomi lo toccai e lo trovai levigatissimo. Girai intorno per vedere se vi fosse qualche apertura, ma non ne scorsi alcuna e mi parve impossibile potervi salire su, tanto era levigato, poteva misurare 50 passi di circonferenza. Il sole era vicino al tramonto e l'aria si oscurò a un tratto, come se fosse stata coperta da una densa nube. Se io fui stupito da quella oscurità, lo fui ancora più quando mi accorsi che era causata da un uccello di straordinaria grandezza il quale volando avanzava verso di me. Mi ricordai di un uccello chiamato Arrug, di cui avevo spesso sentito parlare dai marinai, e compresi che il grosso globo era un uovo di quell'uccello. Infatti scese e vi si pose sopra come per covarlo vedendolo venire io mi ero talmente avvicinato all'uovo che mi trovai davanti a una delle zampe dell'uccello che era grossa quanto un tronco d'albero mi legai a quella zampa con la tela del mio turbante sperando che quando il rook avesse ripreso il volo mi avrebbe portato fuori di quell'isola disabitata difatti dopo aver passata così la notte fatosi giorno L'uccello prese il volo e mi sollevò così in alto che io non vedevo più la terra. Poi discese a un tratto con grande rapidità. Quando si posò ed io mi vidi a terra, sciolsi subito il nodo che mi teneva avvinto alla sua zampa. Non appena ebbi terminato di slacciarmi, lui colpì col becco un serpente di una lunghezza smisurata. Lo prese e subito se ne volò via. Il luogo dove mi lasciò era una valle profondissima, circondata da montagne altissime. Questo fu un nuovo intralcio per me, e paragonandolo con l'isola disabitata, trovai di non aver guadagnato nulla nel cambio. Camminando per quella valle, osservai che era disseminata di diamanti, dei quali alcuni erano di meravigliosa grandezza. Provai molto piacere nel guardarli, ma subito vidi molti esseri che diminuirono grandemente il mio piacere. Era un enorme numero di serpenti, così grossi e lunghi, da poter ognuno di essi inghiottire un elefante. Durante il giorno si ritiravano nei loro antri, dove si nascondevano a causa del rook loro nemico, e uscivano solo di notte. Trascorsi il giorno passeggiando per la valle, riposandomi di tratto in tratto nei luoghi più comodi. Intanto il sole tramontò e al sopraggiungere della notte mi ritirai in una grotta dove credevo di essere al sicuro. Chiusi l'entrata, che era bassa e stretta, con una pietra grossa abbastanza per garantirmi dai serpenti, e cenai con parte delle mie provviste. Si sentiva intorno il sibilare dei serpenti che cominciavano a ricomparire. Il loro sibilo terribile mi procurò un tremendo spavento e non mi permise, come immaginerete facilmente, di passare molto tranquillamente la notte. Venuto il giorno, i serpenti si ritirarono, allora io uscii tremando dalla mia grotta e posso assicurarvi di aver camminato a lungo sui diamanti senza provarne il minimo desiderio. Infine, sedetti e malgrado l'inquietudine, siccome non avevo chiuso occhio in tutta la notte, mi addormentai dopo aver mangiato qualcosa. Ero appena assopito quando qualche cosa accadde con grande strepito vicino a me e mi risvegliò. Era un grosso pezzo di carne fresca e nello stesso tempo ne vidi rotolare molti altri, dall'alto delle rupi in luoghi differenti. Avevo sempre creduto che il racconto che avevo sentito fare più volte da alcuni marinai e da altre persone circa la valle dei diamanti e lo stratagemma usato da alcuni mercanti per cavarne le pietre preziose fosse una favola. Invece, seppi che avevano detto la verità. Infatti, i mercanti si avvicinavano a quella valle nel tempo in cui le aquile hanno i figli, tagliano la carne, e la gettano a grossi pezzi. Essi cadono sulle punte dei diamanti e vi si attaccano. Le aquile, che in quel paese sono più forti che altrove, cadono sui pezzi di carne e li portano nel loro nido, in cima alle rocce, come pasto per gli aquilotti. Allora i mercanti correndo ai nidi obbligano con le loro grida le aquile ad allontanarsi e prendono i diamanti che trovano attaccati ai pezzi di carne. Si servono di questo stratagemma, non essendovi altro mezzo di portar via i diamanti da quella valle, che è in fondo a un precipizio per il quale non si potrebbe scendere. Io avevo creduto sino allora che mi sarebbe stato impossibile uscire da quell'abisso, ma quel che vidi mi offrì l'opportunità di escogitare il mezzo per salvarmi la vita». Cominciai a raccogliere i diamanti più grossi che si presentarono ai miei occhi e ne riempii la mia borsa di cuoio dove avevo tenuto le provviste. Poi presi un grosso pezzo di carne e me lo legai ben stretto intorno alla vita con la tela del mio turbante e mi stesi i bocconi con la borsa di cuoio legata alla cintura in modo che non potesse cadere. Non appena fui in quella situazione, vennero le aquile. Ognuna si prese un pezzo di carne e una delle più forti, avendomi sollevato unitamente al pezzo di carne nel quale mi ero avviluppato, mi portò in cima alla montagna fin dentro al suo nido. I mercanti non mancarono allora di spaventare con le loro grida le aquile e, quando le ebbero obbligate a lasciare la preda, uno di essi si avvicinò, ma appena mi vide ebbe paura. Poi si rassicurò e, invece di informarsi per quale avventura mi trovassi là, cominciò a rimproverarmi, domandandomi perché gli prendevo ciò che gli apparteneva. Mi parlerete con più cortesia, gli dissi, quando mi avrete conosciuto meglio. Dopo un poco soggiunsi, ho oh, diamanti per voi e per me più di quanti potrebbero averne tutti gli altri mercanti insieme. Se essi ne hanno, è un caso ma io ho scelto da me in fondo alla valle quelli che porto in questa borsa. Così dicendo, gliela mostrai e non appena terminai di parlare, i mercanti che mi videro si affollarono intorno a me, molto meravigliati di vedermi, e il racconto della mia storia aumentò la loro meraviglia. Essi non ammiravano tanto lo stratagemma che avevo escogitato per salvarmi, quanto l'ardire di metterlo in atto. Mi condussero all'alloggio dove abitavano e, avendo aperta la mia borsa in loro presenza, la grossezza dei miei diamanti li stupì e mi confessarono che in tutte le corti dove erano stati non ne avevano mai visti di così belli. Io pregai il mercante cui apparteneva il nido dove ero stato trasportato, avendo ogni mercante il suo. Di sceglierne quanti ne volesse. Lui si accontentò di prenderne uno dei meno grossi. E siccome lo pregavo di prenderne altri, senza tema di spiacermi, no, disse, mi accontento di questo, che è prezioso abbastanza per risparmiarmi la pena di fare da oggi altri viaggi per farmi una piccola fortuna. Passai la notte con quei mercanti e raccontai di nuovo la mia storia per soddisfare la curiosità di quelli che non l'avevano udita. Non potevo moderare la mia gioia quando riflettevo che ero ormai fuori dai pericoli di cui vi ho parlato, e mi pareva che lo stato in cui mi trovavo fosse un sogno, e non potevo credere di non avere altro da temere. Erano già molti giorni che i mercanti gettavano pezzi di carne nella valle, e siccome ciascuno sembrava contento dei diamanti che gli erano toccati in sorte, partimmo insieme l'indomani e camminammo per alte montagne. Dove vivevano serpenti di una prodigiosa grossezza, avendo cura di evitarli. Arrivati al primo porto, passammo nell'isola di Roa, dove cresce l'albero dal quale si estrae la canfora, che è così grande e folto che cento uomini possono stare comodamente alla sua ombra. Il succo, dal quale si fa la canfora, scorre da una fessura praticata nel tronco dell'albero e si raccoglie in un vaso dove prende consistenza. Estratto così il succo, l'albero secca e muore. Nell'isola stessa vi sono rinoceronti, animali più piccini dell'elefante e più grossi del bufalo. Essi hanno sul naso un corno lungo circa un cubito, tagliato in mezzo da un'estremità all'altra. Il rinoceronte combatte l'elefante, lo infilza con il suo corno al di sotto del ventre, lo solleva e lo porta sulla testa. Ma siccome il sangue e il grasso dell'elefante gli colano negli occhi e lo accecano, esso cade a terra. Allora viene il rook e li afferra entrambi con i suoi artigli e li trasporta via per nutrire i suoi piccini. Tralascio molte altre particolarità di quell'isola temendo di annoiarvi. Qui barattai alcuni dei miei diamanti con buona mercanzia. Di là andammo in altre isole per il nostro commercio ed approdammo a Bassora, da dove me ne veni a Baghdad. Appena giunto feci molte lemosine ai poveri e godetti onoratamente del resto delle immense ricchezze che avevo guadagnate con tanta fatica». Così raccontò Sindibad il suo secondo viaggio. Fece dare altri cento dinar a Indibad e lo invitò a venire l'indomani ad ascoltare il racconto del terzo viaggio. I convitati andarono nelle loro case e ritornarono il giorno seguente alla stessa ora, e così anche il facchino, il quale aveva quasi dimenticato la sua trascorsa miseria. Si misero a tavola. E dopo il pasto, Sindivad fece la narrazione del suo terzo viaggio.